come ripicca nei confronti della sua maggioranza. Io penso che sia importante essere chiari e trasparenti con i fanesi. Finalmente sia Marchegiani sia Fanesi hanno calato la maschera e hanno fatto capire che faranno un accordo al ballottaggio. Quindi è chiaro che l'unica vera alternativa a 10 anni di centrosinistra per la quale hanno governato sia Fanesi e Marchegiani siamo noi. La coalizione Perfano, che è unita, che ha incontrato tutti i 24 quartieri della città, ha steso un programma condiviso e ci candidiamo per governare al meglio in maniera unita e compatta questa città. È chiaro che faranno un accordo al ballottaggio sulle poltrone e non sicuramente sui programmi per la quale sono sempre stati divisi. Mi dispiace che oggi il segretario del PD Minardi insieme al candidato sindaco Fanesi si siano recati in preda alla disperazione, nonostante non si potessero vedere, uno aveva chiesto le dimissioni dell'altro, davanti all'ospedale Santa Croce a fare volantinaggio sulla pelle dei malati e delle persone in difficoltà. Proprio loro che avevano barattato l'ospedale Santa Croce per i 20 milioni di Gimarra, che tra l'altro questa amministrazione per la prima volta nella storia di Fano ha perso. Ecco, io da sindaco continuerò a difendere la sanità pubblica della nostra città, continuerò a difendere l'ospedale Santa Croce come ospedale di primo livello con specialità di secondo livello. Basta creare allarmismi e tensioni sulla pelle dei cittadini. Sulle partite più importanti sono sempre stati divisi, dall'ex sacrificio, alle terme di Carignano, da ASET, da tutte le partite anche urbanistiche, come ad esempio la variante di Sentinarola. È chiaro che quello che non serve a questa città, io penso che sia quello di essere ancora divisi, quindi è chiaro che la maggioranza di centrosinistra che ha governato in questi anni, per la quale Marchegiani ad esempio ha votato il piano regolatore, quando invece ci sarebbe stato tempo fino ad agosto per modificarlo e migliorarlo con le osservazioni, è chiaro che sono due facce della stessa medaglia. Quindi io l'appello che rivolgo ai fanesi è di non farsi abbindolare da false alternative a questo governo di centrosinistra. L'unica vera alternativa di cambiamento siamo noi della coalizione Perfano, che da 10 anni siamo all'opposizione e che con una squadra nuova, con una squadra unita e compatta vogliamo rilanciare le sorti della nostra città. Abbiamo un programma molto chiaro che punta allo sviluppo, punta alla sicurezza, punta all'inclusione, punta a una maggior vivibilità della nostra città e per farlo però abbiamo bisogno che le persone vadano a votare e che votino per noi.